nella scorsa puntata di Final Fantasy IX. Grazie a Eiko abbiamo sciolto il sigillo dell'albero di Ifa e nell'antica struttura ci siamo imbattuti nel suo guardiano, dal quale abbiamo appreso le origini della nebbia e dei maghi neri. Questi ultimi, infatti, si sono rivelati essere delle armi create da Kuja stesso per portare scompiglio nel nostro mondo. Quel maledetto pagherà per tutto il male che ha fatto! Dopo aver sconfitto il nostro avversario e dissolto la nebbia nei continenti, abbiamo scoperto che un misterioso ladro ha rubato il tesoro nel villaggio. Non preoccuparti, Eiko, ti aiuteremo a riprenderlo! Episodio 39. Caccia al ladro. Sono tornata! Venite a salutarmi! Ho sentito da Moco. Che cosa è successo? Ora ti racconto, Kupo! Kupo! Ehi, Eiko! Seguiamoli! Ma che diavolo succede? Questo è un bel problema! Oh, sono proprio incupolato! Io non ho visto niente! Mi ero appena appisolato! Siamo nei guai! Il tesoro del villaggio è stato rubato, Kupo! Io l'ho vista! Aveva una grande ascia, Kupo! Cos'è successo, Eiko? Il tesoro... Il gioiello ancestrale tramandato per numerose generazioni è sparito! Il nonno diceva che era la prova della nostra esistenza in questa terra. Lo custodivo qui, nel forziere. Dai, piccola, non piangere, non serve. Non sto piangendo. Io sono grande, sai? E poi lo so che piangere non risolve nulla. Ben detto. Allora, prima di tutto, cerchiamo quel ladro. Vi aiuterò anch'io. È tutta... colpa mia! È successo perché ho infranto la promessa e ho sciolto il sigillo di Ifa! È stato al sicuro per secoli, ma perché ora? Eiko! Non è colpa tua. Casomai è colpa mia. Te l'ho chiesto io di venire ad aiutarci. Ma in fin dei conti, la colpa è solo del ladro. Vedrai, troveremo quel farabutto. Io non volevo piangere. Ormai ho 6 anni, sai? Guarda che non c'è niente di male a piangere davanti agli altri. E non c'entra niente con l'età. Vado a pregare sulla tomba del nonno. Torno subito. Anche tu, Daga, quando hai voglia di piangere, fallo pure sulla mia spalla. Grazie. E tu? Non piangi mai? Certo! La prossima volta cercherò il tuo petto! Ah, stupido! No, perché no? Qualcuno ha chiamato. Non era la voce di Eiko. Maledizione! Il ladro è ancora nei dintorni! L'ho visto! Era quello del Fossilru! Ha preso Eiko e ha detto qualcosa sul muro dell'invocazione! Andiamo lì, presto! Che si fa ora, Kupo? Che si fa ora, Kupo? Che si fa ora, Kupo? Quella non ha il corno, non è una mica tua, Kupo. Aiuta Eiko, Kupo! Se fa del male a Eiko, incorrerà nella maledizione dei suoi antenati, Kupo! Se possiamo fare qualcosa per salvarla, diccelo tu, Kupo! Fammi dare un'occhiata! Metti
buttatemi giù! Sono una signora! A che ti servono queste ali per farti volare all'inferno? Me le ha fatte il nonno! Non me ne toccare con quelle manacce sporche! Ma non ti si secca la lingua, taci! Almeno finché non arriva il grand'uomo! Questo tesoro... usami per salvare Eiko, Kupo! Grazie! Se possiamo fare qualcosa per salvarla, diccelo tu, Kupo! Hanno preso anche Mogu! No! Per fortuna Mogu è qui, accanto a me! Mogu, ho bisogno di te per salvare Eiko! Un'idea! Non temere! Non ti metterò in pericolo! Non ce la fa! Non vedi come trema! Peccato! Beh, faremo da soli! Presto! Andiamo! Un applauso! Il cavaliere è entrato in scena! Cosa le hai fatto? Non voleva stare zitta, così le ho dato un po' di erba sonnina. Allora, dormirà per un bel po'. Se è il mio ciondolo che vuoi, perché non te la prendi con me? Grazie per il consiglio. Tu mi dai il ciondolo e io lascio andare la ragazzina. Ma dove l'hai nascosto? Non te lo vedo al collo. Ce l'ho io. Allora avevo ragione, sei un vero cavaliere. Sbrigati a darmelo. Prima dimmi, sei tu che hai rubato il tesoro del villaggio? Cercavo il gioiello reale tanto desiderato dalla regina Bran. E in questo villaggio ho trovato un gioiello identico. Perciò mi avete seguito. Non l'avrete, anzi... dovrete darmi anche l'altro. Mannaggia! Ecco, è ancora addormentata! Fermati! Che vuoi fare? Non ti muovere! Ehi tu, mago nero! Io! Prendi il ciondolo e portamelo qui! Fai quello che ho detto o l'ammazzo! Ti uccido! Fa come ti dice! Sarò presto ricca anch'io. Aspetta. Grazie, sconosciuto. Ti sei svegliata, bella addormentata? Sì, principe. Forse con un tuo bacio. Dove è andata quella strega? Girati un po', mucciosa. Guarda dov'è la strega. Sei proprio cattiva! Ora le carte si sono capovolte. Restituisci subito il gioiello! Che ho intenzione di fare, salamandra traditrice! Non la passerai, liscia! Ho capito chi è! A Toleno c'era una taglia sulla sua testa! No. Non voglio aiutarli. Ma non voglio neanche sporcarmi le mani con questi luridi vermi. Che cosa vuoi allora? Ridagli il gioiello. Cosa? Ma noi avevamo un accordo! Non voglio avere a che fare con una vigliacca che prende in ostaggio una ragazzina. Osi sfidarmi? Maledetto! Prima o poi me la pagherai! Fatevi sotto! Aspetta, che ti prende? Te l'ho già detto. Non volevo aiutarvi. Volevo combattere senza di lei.
se proprio vuoi. Gida! Ah, stai tranquilla. Ogni tanto mi devo pur sgranchire. È da molto che aspetto questo momento. Finalmente un combattimento come si deve. Occhio per occhio. Dente per dente. Tutto qui è quello che sai fare? Bastardo! Tieni! Dovrai fare meglio di così! Assaggia questo! Però sei veloce! Sto un po' fermo! Nessuno ha resistito più di un minuto contro di me! Ne hai avuto di fegato per sfidarmi! Sutra 5! Sei più forte di quello che sembri. No, com'è possibile? Pensaci due volte la prossima volta. Sei il migliore! Grande! Ho perso. Perché non mi uccidi? Su, alzati. Restituisci ciò che hai rubato. È di nuovo tuo, Eiko. Ora uccidimi. Perché vuoi morire? Dovresti ringraziarmi che ti risparmio. Che vuoi dire? Vattene dal villaggio. Ti lascerò vivere. E perché? Come perché? Hai vinto e lasci andare chi voleva ucciderti. Ha tanta importanza chi ha vinto o perso. Hai anche restituito quello che avevi rubato, quindi... Hai paura ad uccidermi? Vinto da un vigliacco. Vigliacco è chi uccide senza motivo. Non chi tiene in alta considerazione la vita altrui. Tieni. E stavolta non perderlo d'occhio. Va bene, grazie. Mi lasci da sola dopo tutto quello che ho passato? Andiamo. Andiamo? Moku sta cercando di scusarsi con Eiko per quello che è successo, ma non trova le parole giuste, Kupo! Kupo! Da quando siamo arrivati qui? Detto una parola! Gidan, ascoltami. Il nonno mi ha detto di non allontanarmi dal villaggio prima di compiere 16 anni. Ma io voglio venire con te,
Posso uscire dal villaggio? Se vuoi il permesso per venire con noi, non c'è problema. Vieni pure con noi e lascia stare le parole del nonno. Qualsiasi cosa io dica, in cuor tuo hai già deciso cosa fare, no? Ah, dimenticavo. Vivi, non dovevi dire una cosa a Eiko. Quando eravamo a Tifa, mi hai detto che non bisogna mai mentire a se stessi. Io sto cercando di seguire il tuo consiglio, quindi anche tu. L'avevo dimenticato. Grazie, Vivi. D'ora in poi metterò il gioiello all'orecchio, così non me lo ruberanno più. Eiko, forse Mogu ti vuole parlare. Koopa! No, non sono arrabbiata. Dove vai ora? Mi rilasci sola? Hai già dimenticato la promessa? Non devi mai allontanarti da me. Koopa! Meno male che è tutto finito bene. Se sei gentile, Kokomoku. Per forza, è la mia amichetta del cuore. Siamo nate lo stesso giorno e da allora siamo sempre insieme. Questo fiocco è il pegno della nostra eterna amicizia. È un suo regalo. Mogu, anche tu hai il fiocco, vero? Questa gliel'ho regalato io. Le sta ancora grande, ma lo useremo per andare a passeggio insieme quando saremo cresciute. Koopa! E allora forse, Gidan, mi chiederai di sposarti, eh? Cosa? Mogu è una Moguri femmina! Voglio meditare ancora un po'. Dopo aver pregato presso il muro dell'invocazione, preparo la cena. Forse è meglio che sto qui con lei. Ah, dov'è finita Daga? Eiko e Mogu sono nati lo stesso giorno, ma Eiko è nata un po' prima, Koopa. Perciò si comporta da sorella maggiore, Koopa. Queen è rimasta a pescare tutto il tempo. Continuava a dire che l'avreste lasciata da sola e per giunta senza niente da mangiare. Poi si è tuffata dicendo che sarebbe tornata a casa a nuoto. Con questo direi che ha toccato il fondo. O meglio, il fondale. Eh? È la canzone! Aga! Eh? È qui sotto. Gidan. Continua, per favore. Canta la nostra canzone. Com'è romantico questo posto. Come hai fatto a scovarlo? Facciamo proprio una bella coppia di banditi. Io a caccia di bottini e tu al chiar di luna. Mi piace questa definizione. Anche a me piace molto la daga di adesso. È grazie a te se sono cambiata. No, se sei cambiata è perché l'hai voluto tu. Comunque sia, grazie di essermi stato vicino. Da sola non avrei mai visto il continente esterno, né sarei riuscita ad andare a Lineblum. Da sola non so fare niente. Non sono riuscita neanche a fermare mia madre. Ne abbiamo passate tante, ma se adesso siamo qui, è grazie a te, così come a tutti gli altri. Sì,
Se a Tifa non ci fossero stati vivi, Eiko, Quina e Freja, Steiner e Beatrix, non ce l'avrei fatta. Non potrò mai dimenticarli. Spero che siano tutti bene. Mi chiedo se riuscirò a non deludere le vostre aspettative. Ah, non pensarci. Perché no? Nessuno pensa che sia colpa tua. Ognuno ha scelto di sua spontanea volontà la strada da intraprendere. Davvero? Anche tu? Io? Perché mi hai seguito? Questa battuta è di un'opera di Ibsen. Ibsen? È una battuta delle Avventure di Ibsen, un libro a carattere autobiografico. Ascolta, ora ti racconto la storia. C'erano una volta due amici, Ibsen e Corin, che lavoravano a Toledo. Un bel giorno, Ibsen ricevette una lettera, ma era tutta bagnata per la pioggia e si leggeva a stento. Tutto quello che poté leggere fu: torna a casa. Oggi c'è l'idrovolante, ma credi che allora fosse così facile viaggiare? Senza saperne il motivo, Ibsen chiese congedo e si mise in viaggio. Un viaggio in cui dovette passare alti valichi montani e la nebbia, e fu anche attaccato dai mostri. Ma non gli importava, perché Corin era sempre lì, al suo fianco. E i giorni passarono. Un giorno, all'improvviso, Ibsen chiese a Corin: perché mi hai seguito? E cosa ha risposto Corin? Per starti vicino. Gidan, io... Daga. Non senti cantare? Eh? Questo canto è quello che... Chi sta cantando? Guarda il tramonto. Il muro dell'invocazione sembra in fiamme. Ho già visto lo stesso tramonto. Possibile? Daga! Daga! Riprenditi! E vivi! Sta dormendo. Non ho voluto svegliarlo. Te la senti di raccontare cosa è successo? Non ho molti ricordi di quando ero piccola. E finora non me ne ero mai preoccupata. Per giunta, le persone a me care non mi hanno mai aiutato a ricordare.
Sono cresciuta ad Alexandria, ma solo all'età di 6 anni. 6 anni? E fino ad allora? Fino ad allora? Sono cresciuta qui, a Madain Sari. Non ricordo bene la mia infanzia. È come se la mia memoria fosse avvolta da una coltre di nebbia. Però, all'improvviso ho ricordato che 10 anni fa questo villaggio fu colpito da un terribile tifone. Quel giorno ero con la mia vera mamma e ci allontanammo dal villaggio. Uscimmo dalla grotta che si trova sul retro della casa di Eiko e salimmo su una barchetta simile a quella su cui eravamo prima insieme. È stato lì che, sentendo il canto del villaggio provenire dal muro dell'invocazione, ho ricordato. Il canto del villaggio? Di Madain Sari? Per questo non lo conosceva nessuno. Perché vivevi ad Alexandria? Come hai fatto a diventare principessa? Perché non hai il corno come tutti gli sciamani? Non lo so, ma il dottor Totto forse lo sa. Fu lui a salvarmi quando le onde portarono la nostra barca alla deriva. Forse sa qualcosa anche di mia madre, che purtroppo morì sulla barca. Poverina, ha appena scoperto che quella che credeva sua madre non lo è e che quella vera ormai è morta. Ha perso 2 delle persone a lei più care. Pregavo ogni giorno presso questo muro. Anche tu? Sì, e tu? Uh-huh. Questo lo ricordo benissimo. Dada! Allora bentornata! Finalmente a casa. Sono contenta. Perché? Non sono sola, lo sapevo. Basta, ho deciso. Verrò con voi due. Infrangerò la promessa che ho fatto al nonno. Dopotutto era proprio lui che diceva che bisogna sempre fare quello che si pensa sia giusto. Non so cosa ci aspetta, ma vorrei portare a termine ciò per cui sono venuta in questo continente. Certo, anch'io. Allora andiamo tutti. Daga, preghiamo insieme prima di partire? Sì. Cosa devo fare? Sono ancora molto confusa. Ci dobbiamo liberare di Kuja. Poi tornerò al castello e... Scusa, nonnino. Devo allontanarmi per un po'. Non ti arrabbiare, starò attenta. Vieni anche lei. Non sei contento? Certo. E vieni anche Mogu. Mogu! Koopa! Koopa! Eiko, non dimenticarti che questa è sempre la tua casa, Koopa! Fai quello che ti dice il cuore senza rimpianti, Koopa. Lo spirito custode del nonno sarà sempre con te.
Ancora qui! I vincitori vivono e i perdenti muoiono. Questa è la dura legge della vita. Perciò non mi spiego il tuo comportamento di ieri. Perché non mi hai ucciso? Anche se te lo spiegassi, sono sicuro che non capiresti. È così umiliante per te continuare a vivere? Meglio la morte ad una misera vita senza scopo. Allora vieni con noi. Jidan! Cosa? E perché? Forse se vieni con noi, capirai il senso della tua vita. Dovremo affrontare anche molte battaglie. La tua forza ci potrebbe essere utile. Non mi aspettavo una proposta del genere. Che avrai in mente? Hai deciso? Va bene, mi hai convinto. Vengo per capire chi sei. Piuttosto, come ti chiami? Chiamami come ti pare. Lani ti ha chiamato Uomo Salamandra. Mi chiamano anche Amarant, l'Uomo Salamandra. Allora ti chiameremo così. Abbiamo messo su una bella squadra, però decidiamo chi deve combattere. Saremo imbattibili! Vedrete, andrà tutto bene! E ora, tutti all'albero di Ifa!